A passare la paura, vieni vestito così. Posso venire vestito così, mi fa passare la paura. L'ho capito. Ora decidono anche come si veste. Mi scusi, eh? No. C'è un dottore che arriva. Mi scusi, dottore, ma io vengo vestito come mi pare. La psicologa mi ha detto, se lei mascherargli gli dà coraggio, si mascheri. Io devo fare il vaccino perché sono un insegnante, non l'avrei fatto, lo faccio almeno mascherato, mi devo almeno divertire anch'io, si può divertire solo lo Stato. E allora vengo vestito da... è l'immunità di gregge, quale migliore outfit? Scusi, io lo devo fare, è chiaro, io lo devo fare purtroppo, però almeno anch'io un po' mi voglio divertire. Poi ho paura, se non mi maschero io ho paura, la psicologa dice faccia una... inventi qualcosa, io ho inventato questo. Fatto bene, fatto una bella idea. È vero. E quindi, poi mi si vede, non è che sono mascherato, sono identificabile. Oh, in me la chianza. Io se mi maschero non entro mia. Perfetto. No, scusa. No, rimani fuori un secondo fino a che non ci danno la Va bene. Allora. Il giorno è 38, se troppo presto aspetto. Tanto ce l'ho più tardi, ce l'ho un quarto a tocco, solo che sono ansioso. Oddio. Le mie zampine. Penzoloni. Oddio mio. Là questa signora se mi chiamano la faccio venire stasera. Si sta aspettando e mi diano il permesso. Per quale ragione? Non c'è scritto da nessuna parte. No, te hai ragione, però purtroppo. Non c'è scritto da nessuna parte che io non possa venire vestito come mi pare. Cioè, io d'altra parte, la psicologa mi ha detto si vesta come vuole, se no non riesco a farlo. Posso entrare, grazie. Vieni, vai, fammi passare. È 46. Ok, però da come l'accompagno, visto che ha tanta paura. Sì, sì, bravo, ma accompagni. Che ora, cioè, come si chiama? Nanni Pieri Giuliano. Non mi dia che non mi hanno insegnato perché per i tamponi tutte le volte. No, io ho paura. Ahi, hai già compilato la mood list? Sì, c'ho tutto, tutto. Ai ai. È giusto, no? Uno si viene vestito da capro espiatore. Espiatore. È una bella contestazione. Ma non è una contestazione, è un modo di vestirsi. Sì. Cioè, un po' di ironia ci vuole anche. Io, siccome mi fa paura da morire, cos'è che ti salva? L'ironia. Se no abbiamo studiato solo per aderire ai progetti, senza nessuna forma di dissenso alternativo. Ma spiazzato prima, sei stato forte, devo essere sincero, forte. Ora poi ti metto su YouTube, ci posso mettere? Perché io sono youtuber. Buongiorno! Buongiorno! A posto? Sì, sono il capo espiatorio. Ci aveva l'appuntamento? Sì. Un polso lo posso avere? Sì, può avere tutto di me. Questo? Sì. No, muoio. Fantastico. I moduli compilati? Sì, cioè, manca qualche così. Croce. Così, manca qualche croce. Qualche croce lo fai vedere dentro. Va appunto. Bene? Riprendo le zampine. Certo. Sì, sì, sì. Oi, oi. Io? Sì. Cosa? Allora, dammi i moduli, ce l'hai? Sì, questi. C'ho anche delle cose, delle medicine che ho preso. Prepara anche la tessera sanitaria del documento? Sì, ti do tutto. Allora, sì, lo devo fare perché sono terrorizzato. Cioè, la prima carta che si vaccina. No, come? L'immunità di gregge, siamo tutti un gregge. Scusa, questo è l'outfit giusto. Mi sembra giusto. Come si fa? Allora. Anche perché sennò si studia solo per nemmeno un minimo di reazione estetica almeno. Mi sembra giusto. Allora, guarda.
Giuliana, questa la tieni a portata di mano. Sì. Poi queste le metti a portata di mano uguale che ti servono. Qui servono tessera sanitaria e documento. E questo lo riprendo io, lo lascio a te. Lo tieni te, ma non ti serve strettamente. Prepara tessera sanitaria e documento di riconoscimento. Eccoli qui. Vai, ti aiuto io. Documento di riconoscimento, c'è una foto di quando avevo 20 anni, quindi quando ero ancora un agnellino, via. Quando ero ancora in berbe agnellino. Vai, allora, tieni questo, questo te lo butto qui dentro. Ok. Le zampine. Vieni con me, vieni, accompagno. Sì. Io ho un terrore di morire qui, quindi se morissi, magari vestito da agnello, capito, allora, sarebbe tanto, tutta un'altra storia. Ma sono un turno, io non ho autorizzato a morire nessuno perché voglio andare a casa una certa ora. Morissi subito. No, dagli la tessera sanitaria. Sì. Il documento. Anche il modulo, per favore. Questo. Caldo. Ok, prima dose moderna. Io ho fatto, ho già avuto il Covid. Quando l'hai avuto? A marzo. Quindi dovrò farti una dose sola. No, perché mi è scaduto il 17 agosto. Allora hanno allungato a 6. Ah. Comunque parli col medico. Ok. Col pastore, per sondare chi c'è. Sai, io la medicina la amo poco, perché nel 700 per un mal di testa ti trapanavano. Invece ora per un vaccino fanno un duello. Ma io sono anche farmacofobico, sicché altro che maschera. Ok, allora ti lascio qui il nostro amico. No, lo fai sedere, perché tutto allora, guarda, che tipo di vaccino hai? Seduto lì? Pfizer. Moderna, moderna. Allora, guarda, mettiti in fila qui, lo tieni? Sì. Puoi mettere qua, grazie. Grazie. Il documento posso mettere dentro? No, tieni tutto a portata di mano. Anche il documento, perché qui sta dentro, non sente, lo leggo. Ripresa mentre muovo le zampe e me lo levo, perché le zampe sono la ossa più divertente. No, non prendo nessuno. Vedi che bellezza. Sembra che comunque corro verso la vaccinazione. Non io spengo, se non mi arrestano.